sono iniziati i festeggiamenti. Voglio farvi vedere velocemente il mio taglio perché mi ha fatto una piega bellissima. L'outfit, follow me. Ho preso la borsetta che mi avete regalato. Ho visto, che bello. Senza fare anche una foto, però stupendo. Vuoi vedere il telefono? Zio, ha fatto tutto. Stupendo, bello, bellissimo. Ma come fai ad aprire dei regali così? Cioè, non vero? Cioè, sono belli. Non è fattibile aprire i regali, no. Da lui. Cioè, riguarda, ti dice, no. Se non ti piace neanche quest'anno ti picchio. Sì. Perché non mi piace, sono solo fiori di distinzione. Ma i fiori da dove li prendi? Dal mio giardino. Massimo ha reso, veniva spesa. Il bigliettino sono sempre delle opere d'arte. La grande quando è pigra. Non lo so, a me piace. E poi in realtà ogni regalo è anche un regalo per me. Perché... Aspetta, aspetta. Anche la tassa. Ma che cute! Però non l'hai firmato. Eh? Non l'hai firmato. Sì, l'avevo firmato per voi. No, dovevi fare la firma sul disegno. Grazie. Ma è bellissimo, l'ha fatto una roba... Stavolta ci sei superata. No, devo mettere gli effetti. Oddio, un vibratore. Bello grosso anche. Grazie. Ci può sedere sopra, però più l'altro. Perfetto. Questo mi serviva, questo me lo porto dietro. Grazie. Grazie. Se lo muovi. Io sono curioso di vederlo funzionare. Provalo. Lo steamer. Vuoi vedere? Vai. Grazie mille. Faccio sapere se funziona. Deve funzionare per forza. Aspetta che c'ho anche un'altra cosa da aprire. Che figata. Il concetto di base. Sto aprendo un'altra cosa. Tirare verticalmente. Ah, perché sta aprendo un'altra cosa. Simone? Grazie. Non ci credo. Grazie Olivia. Non mi da bere. No. Perché non puoi muovere la telecamera. Diventa super saiyan. You are coming with us. Ripacchettiamo tutto, la Vicky piangendo con le tagli di faccia. Grazie. Pensavo che riesce ad andare. La serata finisce con il gelato da Leoni, la gelateria vicino al Ponte dei Leoni a Monza.
che non avevo ancora mai provato, ma a parte essere elegantissima, è anche buonissima. Yum! Happy birthday! Bonjour, è il giorno dopo e come d'abitudine questi festeggiamenti dureranno un bel po', perché a me piace festeggiare il mio compleanno per un mese. Adesso sono pronta per uscire, mi sono vestita con i miei pantaloni fucsia e il mio top bellissimo con questi... non so neanche come definirle, con queste stampe bellissime etniche. E oggi ho dedicato il tempo alla lavatrice e alla valigia che ho disfatto e sto rifacendo. Non sono quelli tutti i vestiti che ho lavato, ho fatto tipo 3 lavatrici, qualcosa è steso anche fuori, però non avevo più spazio, allora ho dovuto stendere anche dentro. Volevo farvi vedere il regalo che ho ricevuto, che è bellissimo e che volevo da un sacco di tempo. Ta-da! Allora, è una stiratrice a vapore, quindi un ferro da stiro portatile, da viaggio, ma non solo, e stira a vapore. È il Cirrus X Steamer, cioè è una cosa da pro, da veri pro, e sono super contenta e quasi quasi me lo porto nella prossima trasferta. Forse, non è detto, potrei anche solo stirare a casa per provarla e vedere com'è, però ecco, mi piaceva questo outfit, volevo farvelo vedere, mi piaceva la mia acconciatura, perché ieri, tornata dall'aeroporto di corsa, sono riuscita ad andare dal parrucchiere e ho accorciato la frangia e sono super felice, perché in effetti, anche se a me piace la frangia lunghissima, quando è più corta è molto più bella, si sistema molto meglio, perché ormai, vabbè, ci ho preso anche l'abitudine e la mano, però vabbè, il regalo non è stato solo questo, ho ricevuto anche dei soldini in regalo, una parte l'ho già spesi per la cena di ieri, perché ovviamente ho offerto da bere a tutti, e un'altra parte invece servirà per altri regali che mi comprerò, e quindi poi li vedremo insieme. Adesso sto uscendo perché sto andando a fare 2 appuntamenti, uno di questi sono delle prove per il corso di recitazione, quindi ci vediamo più tardi. Voi non verrete con me in questa occasione perché mi devo dedicare totalmente alle persone che incontrerò. Buonasera, cosa sta succedendo? In questo momento sono le 23:40, domani alle 8 devo essere già in macchina per partire e sento di aver un po' esagerato, giusto un pelino, con gli eventi questo mese. Sono messa così. È tutto ancora per aria e fortunatamente manca solo una settimana alla fine di tutto questo incubo. Dopodiché tornerò alla mia vita, che poi in realtà sono riuscita comunque a trovare un equilibrio e a vivere questo mese, però mi manca un po' la vita, quella solita con le mie cose, i miei reel, i miei video, e devo anche lavorare per portare a termine i lavori di ristrutturazione, quindi in realtà mi devo fermare un po'. Mi sarebbe piaciuto provare il ferro da stiro a vapore, ma è troppo tardi per aprire un nuovo elettrodomestico per capire come funziona, quindi faremo a meno, cioè proprio non stirerò niente, non ho proprio intenzione. Come ultima cosa voglio vantarmi e condividere con voi la bellezza dei fiori che ho ricevuto, perché ne ho ricevuti tantissimi. Questo è un mazzo bellissimo, molto speciale, arriva da un amico che mi vuole tanto tanto bene, e sono delle rose bianche e dei rametti di statice
color viola magenta, sono bellissimi, che tra l'altro hanno già qualche giorno sulla coscienza, per cui sono un po' non tanto freschissimi, però comunque sono ancora bellissimi. Poi ho ricevuto degli altri fiori che voglio farvi vedere. Abbiamo un mazzo di rose che in realtà è formato da tre mazzi di rose, un mazzo bianco e due rossi, e sono stupendi. Tra l'altro li ho messi dentro questo vaso che avevo comprato al mercato dell'usato e stanno davvero bene, sono bellissimi, e ho aggiunto anche dell'acqua fresca e stanno tenendo veramente bene, al punto che mi dispiace partire e non poter più godere della loro bellezza, perché tutti questi fiori li avrei potuti guardare per una settimana, perché cambiando l'acqua si mantengono più freschi più a lungo. E c'è anche un altro mazzo. Abbiamo questo mazzo qui che è homemade, è stato creato da Olivia e Luca, Olivia mia sorella e Luca il suo fidanzato, e arrivano direttamente dalla provincia di Brescia. Questo fiore bianco sinceramente non so come si chiama, però lo adoro. E poi c'è della lavanda che vorrei recuperare e conservare insieme allo statice, perché sono due piante che si conservano davvero bene anche quando poi ma neanche sfioriscono, perché comunque si mantengono così. Voglio vedere come si mantiene la lavanda, però credo che possa mantenersi bene. In chiusura del video voglio condividere con voi questa cosa che sta capitando. Praticamente manifestare alla fine funziona, ma non è che dico adesso voglio manifestare questo, questo, quest'altro, ma semplicemente chiedere così alla vita, all'universo, al mondo, di portarti in dono qualche cosa, e queste cose arrivano. Ho chiesto già diverse cose e sono arrivate, una tra queste i fiori, e questa cosa è sconvolgente. Mi direte scontato, ma non ho mai ricevuto così tanti fiori per un compleanno, forse per i 30 anni, ma se no non è che ne ricevo così tanti di fiori. Mia sorella me li regala sempre perché lei è un angelo, però ecco, di base non ricevo così tanti fiori. Comunque adesso sento che la devo smettere, devo chiudere questa valigia e andare a dormire, perché sarà una settimanella bella intensa. Basta, io chiudo qui questo video, è stato un po' così, per aria, corto, ma tornerò alle mie vecchie abitudini e tornerò con tante novità, per cui stay tuned, noi ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!